cercare un negozio di antiquariato. I pupi sono atti dichiarati dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità. Come si perpetuerà questo patrimonio? Diciamo che più che i pupi, il riconoscimento è nella parte orale e immateriale. Quindi l'UNESCO non ha detto fate un grande museo di pupi, ha detto che la parte immateriale, cioè colui che li anima, come è mio padre, al suo tempo ora non c'è più, io e mio figlio, siamo quelli che per tradizione orale abbiamo appreso. Io potrei fare tutta la storia dei paradisi di Francia, che sono più di 300 serate senza leggere un copione. Quindi significa che nella mia testa, nel mio bagaglio culturale, c'è una piccola biblioteca di conoscenze della storia e anche della messa in scena e di tutte le pratiche teatrali. E allora l'UNESCO questo ha riconosciuto, ha detto sostenete queste ultime famiglie rimaste in Sicilia perché sono un patrimonio che ormai va a estinguersi, cioè nessuno più sarà capace di mettere su uno spettacolo se prima non si costruisce il copione, non si scrive le battute, è un'altra cosa. Mentre invece noi arriviamo e a secondo della situazione possiamo improvvisare qualsiasi serata o tante serate. Mi ricordo quando siamo andati a Spoleto, ci avevano invitato per 2-3 spettacoli, siccome fu la novità di quel 1963 fu la novità, tutti i giornali parlarono di questo autentico teatro siciliano che aveva colpito piccoli e grandi e gente di tutti i colori, che arrivava là gente di tutto il mondo. E allora questo teatro che colpisce il mondo, perché? Come fa? Mio padre non si era portato nemmeno i canovaggi, perché avevamo montato quello spettacolo, si era portato i pupi per fare quella rappresentazione. Quando invece poi ci dissero Menotti, che era il direttore artistico, era quello che ha inventato il festival, ma anche il sindaco, ma anche Streller, cioè tutte le personalità che allora c'erano là, ma devono restare qua tutto il mese. Allora mio padre dice, va bene, vuol dire che restiamo tutto il mese. Allora dice, se papà, ora i pupi ne mancano, ora come facciamo? I pupi, c'è su, i copioni che amano fare con copioni. E per un mese abbiamo fatto gli spettacoli là e mio padre con gli stessi pupi che ci eravamo portati per uno spettacolo ha cambiato ogni due o tre giorni cambiavamo spettacolo e con gli stessi pupi lui si inventava, magari li chiamava ad alcuni che morivano, i saraceni, cioè li chiamava ora in un nome, ora in un altro, ci cambiava un mantello, una corona, cambiava una testa e diventava un altro. Ha fatto più di 20 spettacoli diversi l'uno dall'altro, senza copione, senza niente, che veramente ne poteva fare quanto voleva. Questo è il patrimonio che dobbiamo vedere, non il pupo che è bello. Il pupo è bello, sì, ma se lo appendiamo, noi andiamo al Museo Pitre. I pupi addirittura per ora stanno in ristorante e tutto, sono messi ammagazzinati. Che valore hanno i pupi appesi? Diventano, cioè, le stesse mummie dei cappuccini, per renderli vivi oggi, hanno modificato tutto. Cioè, prima stavano cadendo tutte cose appese, adesso hanno capito che è un'attrazione. Quindi hanno pulito, hanno abbiancato, le hanno sistemate, appizzare e le hanno rese più vive, le stesse mummie le hanno rese più vive. Quindi se il pupo noi lo appendiamo e lo teniamo là solo perché facciamo il museo e qualcuno paga per andare a vedere i pupi appesi, quella è la morte. Lei vede un interesse da parte delle istituzioni o tutto si perderà? Ma guarda, tutto si perderà è una parola grossa, perché già l'opera dei pupi poteva finire con mio padre alla fine degli anni 60. E questi altri 40 anni che è sopravvissuto all'opera dei pupi non c'era messa nel conto. Io sono l'unico figlio che non ha cambiato mestiere. Tutti i figli dei vecchi pupari, chi ha fatto il fotografo, chi ha fatto il poliziotto, chi ha fatto il bidello nelle scuole, che poi facendo teatro questi non è che c'era tempo di andare a scuola oppure avevano la possibilità, per cui che mestieri potevano fare. Io sono stato l'unico
a volere continuare l'attività paterna. È stata una libera scelta. E quindi ho scoperto che non sono i contributi che fanno vivere il Teatro dei Pupi, ma il lavoro. Noi, per esempio, anche alle amministrazioni locali, non chiediamo contributi. Se un panettiere non vende il pane, è inutile che lo finanzi per fare il pane. Il pane, se qualcuno lo mangia, vuol dire che il panettiere ancora può vivere. E noi vogliamo vivere di lavoro, di scambio col pubblico, non di contributi. Poi, se qualche amministratore sensibile ci dà qualche cosina per poter stampare il manifesto, fare qualche cartolina che possiamo dare come pubblicità, aiutarci nelle spese, che abbiamo 5-6 locali, il teatrino, e furgone, siamo 7 famiglie che ci viviamo, eccetera, che ben venga qualche piccolo sostegno. Altrimenti viviamo dal nostro stesso lavoro. Quindi è inutile accusare sempre gli amministratori, ormai l'abbiamo capito la ruota come cambia. O te ne vai là a fare la questa dalla mattina alla sera e alla fine riesci ad avere qualche cosa, oppure aspetti che qualcuno più sensibile si ricordi che prima di mettere il cupo nel manifesto là a Punta Raisi e per fare la pubblicità Sicilia, sole, mare, buche, eccetera, vada a controllare se esistono ancora i pupari.